voi, medici di medicina generale, medici di famiglia, conoscete bene i vostri pazienti e siete in grado anche di dare un supporto, diciamo, psicologico a loro e alle loro famiglie. Quali sono le richieste più frequenti che lei si sente fare dai suoi concittadini pazienti? Ma diciamo, la richiesta più importante è quella, diciamo, del perché questo tempo, diciamo, per ricevere una risposta. Una risposta che può essere, in questo contesto il mantra è il tampone o l'esame sierologico, ma dovremmo fare un grosso lavoro di educazione e di informazione anche al cittadino su quelli che sono i ruoli di queste indagini diagnostiche che abbiamo a disposizione e a cosa servono. Innanzitutto dobbiamo cercare di dare una risposta in senso tranquillizzante e fidarsi della conoscenza tecnica del medico di medicina generale su questi strumenti e del rapporto che ha con il Dipartimento di Sanità Pubblica e con gli specialisti. E poi soprattutto ci chiedono non abbandonateci per quanto riguarda gli altri percorsi che riguardano le cronicità che da sempre, in un comune, ad esempio, guardo il mio, è uno dei comuni più vecchi della regione Emilia-Romagna, chiaramente si aspettano le risposte che quotidianamente hanno quando si parla di prese in carico. Quindi queste sono, diciamo, i due meccanismi, cioè, diciamo, le due reazioni di allarme che un po' stanno turbando la popolazione.